Le persone che soffrono di anoressia sessuale possono avere in realtà dei rapporti intimi, nel senso che l'impedimento che hanno non è fisico, ma è a livello più psicologico che relazionale. E infatti le persone con anoressia sessuale possono addirittura avere dei periodi occasionali di promiscuità o di rapporti sessuali occasionali, un po', come accade alle persone che soffrono di bulimia e che si privano del cibo, ma che poi periodicamente si abbuffano e mettono in atto dei comportamenti compensativi, come ad esempio il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, eccetera. C'è da dire che nonostante la loro avversione per il sesso, chi soffre di anoressia sessuale può tranquillamente impegnarsi in una relazione e sposarsi. Il problema è che prima o poi la qualità della relazione potrà essere compromessa dal rifiuto del sesso, perché? Perché la persona che soffre di anoressia sessuale prima o poi rifiuterà il sesso, l'amore e l'affetto dell'altro, sia direttamente che indirettamente, ovvero adottando ad esempio delle strategie che impediscono il crearsi di situazioni intime e sessuali.